prendo il la con la parola di sotterrare. Questo diapason riesce ad intonare perfettamente quella che è la fede declinata da esperienze femminili nella Bibbia. E credo che la stessa Etty Hillesum, che conosceva la Bibbia molto bene, si sarà ispirata a donne che sono grandi protagoniste dei testi biblici per formulare questo pensiero su Dio, per dare l'immagine di qualcuno che si trova nel profondo e non nell'altezza, non in alto, non nel cielo, ma nell'abisso della terra. E si può dire del ventre di una donna nel fango, laddove però tutto nasce in effetti. Una fede che risale dal basso, è la fede delle donne nella Bibbia. È un grido, è una pretesa, è un graffio, è una protervia che viene lanciata proprio verso il cielo, dove secondo appunto la tradizione più antica risiedeva Dio, ma quando Dio non è così luminoso, sembra addirittura assente. Il periodo della Shoah è stato interpretato dai fratelli ebrei secondo questa categoria dell'assenza di Dio. Quando sembra almeno non rispondere, allora bisogna scavarlo, bisogna davvero dissotterrarlo. Così, mi permetto di ridurre, così almeno per quella che è la mia parte, poi verranno altre persone a parlare sempre della fede delle donne, credo. Mi permetto di offrire tre quadri di dissotterramento.